Allora ragazzi, adesso vi mostro perché l'accumulo al piombo non è assolutamente adatto. Sono tornato a casa, sono appozzato devastante, sono uscito, ho staccato staccabatterie, tutto spento, inverter tutto, è tutto caldo qua. Guardate la temperatura delle batterie, 40 gradi, questa batteria qua sta ustionando e vabbè, nel video non si vedrà, questa batteria qua è esplosa. C'è ancora questo regolatore che sta alimentando le batterie. Perché beh, questo qua non è interruttore, ma comunque sono due pannelli a 60 watt, quindi adesso stacco tutto e lascerò solamente due batterie di queste sotto, giusto per mantenere acceso l'inverter in modo da poterlo tenere in bypass, perché adesso l'ampliamento della casa, come vedete, non è alimentato perché l'inverter è spento. Per poterlo alimentare devo metterlo in bypass in modo da non usare le batterie, ma le batterie mi serviranno due di queste per fare 24 volt. Per tenere acceso l'inverter, adesso smontiamo tutto e poi sostituiremo con un accumulo. Ok, l'impianto è spento, è staccato tutto. Qua sono positivo e negativo dell'inverter con lo staccabatterie. Questi qua erano i cavi che parallelavano le batterie, tutte le staffe delle batterie, tutti i bulloni. Questo è quello che è successo. Questo qua è acido, c'è un odore ragazzi devastante. E la batteria è scoppiata. E questo, guardate che roba. Vieni qua, è da buttare via tutto. Ok, come vedete sono tolto tutte le batterie, ho tolto tutto e questa è l'unica cosa che è rimasta. Due batterie da 55 A collegate positivo e negativo come erano prima, solamente due batterie. Hanno attualmente 25 volt e 8, con la tensione anche giusta. Ho staccato anche i cavi dei due pannelli amorfi. Che il cavo che andavo a caricare, che devono caricarli, sono qua, in modo tale che queste batterie adesso non subiscano né carica né scarica, devono solo mantenere acceso l'inverter. Infatti mi stanno mantenendo acceso l'inverter, come vedete ho mandato in bypass in modo che la casa adesso, come facevo vedere prima, non era più alimentata, adesso è alimentata normalmente, come vedete, però non più dall'impianto fotovoltaico, diciamo. Servono solo queste due batterie momentaneamente finché non arriva l'accumulo al litio per mantenere acceso e alimentato la casa. Allora ragazzi, aggiornamento del 27 agosto 2020. Praticamente l'impianto è in una fase di stallo da circa un mese, probabilmente anche abbondante, a causa delle batterie. Cosa ho dovuto fare? Praticamente, come avete visto nei clip precedenti, risalgono ancora un mesetto fa. Che è il momento in cui ho disattivato praticamente l'impianto, una delle batterie dei due pacchi che sono collegati, che erano collegati in parallelo, quelle ancora del primo pacco batterie che potete vedere, che avete potuto vedere insomma anche in tutti gli episodi precedenti, è saltata, è scoppiata probabilmente a causa dello troppo sforzo, anche se in realtà non venivano sfruttate molto, anche perché io le facevo staccare una tensione comunque di sicurezza e non le ho mai sfruttate tanto. Quindi probabilmente è proprio un discorso, come mi dicevano in tanti, che questo tipo di batterie non sono assolutamente adatte per questo utilizzo. Dopodiché le 6 batterie nere le ho vendute e dopo circa un altro mesetto ho venduto anche le 5 di quelle grigie, a parte quella singola che era scoppiata. Quindi adesso l'impianto ovviamente è rimasto completamente senza corrente. Come ho dovuto fare per poter alimentare la parte della casa? Ho dovuto bypassare manualmente il tutto, era una cosa che avevo già pensato in fase di presentazione. Adesso tutto il mio impianto è completamente spento. È completamente spento fino a prossima settimana, dove finalmente arriverà la batteria al litio, che sarà quella. A questo punto quindi l'unica soluzione rimane quella di acquistare, come dicevo, una batteria al litio. Questa è quella che adesso andrò ad acquistare. Come vedete è una batteria per impianti fotovoltaici da 100 A e 24 volt, quindi 2,5 kW. Il prezzo, come vedete, è di circa 1.000 euro e queste sono le caratteristiche tecniche della batteria. È molto molto compatta, come vedete. E andando a leggere qualcosa in più possiamo notare che, come vedete, 100 A 24 volt ha una capacità di scarica del 80%
con più di 5.000 cicli di vita e scaricandolo al 100% 2.500, più di 2.500 cicli di vita. Come vedete occupo solamente 44 cm per 38 per 13 di altezza e peso sui 30 kg. Quindi adesso passerò all'acquisto e poi appena arriverà passeremo all'installazione. Ok ragazzi, eccoci arrivati alla zona dell'impianto. Questi sono il positivo e il negativo dei cavi che vanno all'inverter con lo stacca batterie. Qua c'è la sua chiavetta, che ovviamente è staccata perché è staccato, e questi, come vedete, sono i cavi, questi due cavi sono positivo e negativo, che arrivano dal regolatore di carica dei due morfi, e questi altri due cavi sono positivo e negativo e positivo dei due cavi che vanno al voltmetro, che poi non mi servirà più in quanto con la batteria al litio non ci sarà più bisogno. Sta che la batteria al litio ovviamente verrà posizionata qua dove saranno le precedenti, verranno collegati i due cavi, in teoria gli occhielli vanno bene. Questo qua è il positivo che arriva direttamente dai pannelli che ho staccato dal regolatore di carica, altrimenti me lo tenevo alimentato. Qua c'era il ripetitore con il cavo Ethernet che poi va a Raspberry. Ho scollegato il ripetitore perché mi serviva per un'altra cosa momentaneamente. Come vedete ho scollegato la spina che mi va a alimentare tutto il sistema di monitoraggio remoto, perché tanto adesso è tutto spento. E come ho fatto? Praticamente, come vedete, ho tolto la copertura dell'inverter, ho scollegato i cavi dai morsetti che provenivano dalla rete, quindi direttamente dall'Enel, e qua uscivano e andavano all'impianto della casa. Cosa ho fatto? Li ho scollegati, come vedete, e ho collegato i due blu e i due neri insieme, come se l'inverter fosse in bypass, in modo tale che la corrente che arriva dal blu e dal nero, quelli senza lo scotch che l'ho messo per identificare, sono quelli che arrivano dall'Enel. Infatti, come vedete, il magnetotermico è su, quindi arriva lì, e poi dai morsetti passa al blu e al nero, quelli senza scotch, che sono quelli che vanno all'impianto di casa. In questo modo la casa è comunque alimentata e non c'è nessun problema, perché comunque tutte le protezioni, la terra è comunque collegata e poi c'è tutto il quadro di là con tutto, quindi funziona tutto normalmente come se l'inverter fosse in bypass, ma ovviamente non avendo batterie per alimentarlo ho dovuto fare provvisoriamente questa cosa. L'unica batteria che è rimasta, come vedete, è questa, che è quella che è scoppiata e si vede qua. Quindi adesso sono in attesa dell'arrivo della batteria al litio e dopodiché speriamo che con questa non ci siano più problemi e l'impianto funzioni benissimo. Considerate che con 8,6 kW di batterie al gel che c'erano prima, con quell'impalcatura enorme che avete visto nella prima clip di questo video, di 8,6 kW ne avevo disponibili quando erano appena messe le batterie, che funzionava tutto bene, che erano tutte con tensioni equalizzate, che non avevano cominciato a avere ognuna la propria tensione, eccetera, eccetera. Quindi quando erano tutte al massimo rendimento, riuscivo a sfruttare solamente, considerate, un kilowatt e mezzo su 8,5. Purtroppo questo è il problema del gel. Alla fine, quando poco prima che le scollegassi, riuscivo a utilizzare 400-500 watt. Quindi veramente pochissimo. In teoria con la batteria al litio potrei scaricarla anche del 100%. Ok ragazzi, sono in macchina con la macchina da carico, che torno a casa. Torno a casa insomma, e andiamo a aprirla e poi andiamo a montarla, a vedere di configurarla e di farla funzionare. Finalmente è arrivata una batteria di quelle serie, non vedo l'ora di aprirla. Allora, ho portato dentro, adesso direi di passare all'unboxing. E a questo punto sotto troviamo la batteria. Adesso bisogna tirarla fuori con calma, siccome, come vi dicevo, pesa 30 kg. Tolta dalla scatola, si presenta così, ha due maniglie per poterla trasportare. Adesso la rovesciamo a vederla bene. Negli altri lati non sembra esserci niente, in teoria. Ok, la batteria si presenta così. Abbiamo uno sportellino
con due morsetti per i collegamenti del negativo e ovviamente due morsetti con i collegamenti per il positivo. Qua c'è un magneto termico da 125. E adesso ragazzi, come ultima novità dopo l'installazione della batteria, che adesso devo finire di configurarlo un po' per il funzionamento, perché purtroppo sì, bisogna capire un attimino come farla rendere bene. Comunque collegata e collegata, adesso ormai la produzione è praticamente zero, la batteria è al 96%. E l'unica cosa che rimane da fare è quella di installare sul tetto, come non mi ricordo se ho detto nelle clip precedenti, altri due pannelli fotovoltaici che rimanevano. I due pannelli fotovoltaici che rimanevano sono questi due, questo qua era il cartone che lo proteggeva, sono uguali ai due che già ci sono di questo tipo, quindi quelli sulla falda a est per capirci, sono da 140 watt l'uno, quindi andremo ad aumentare la produzione di 280 watt. Purtroppo con il mio impianto, a causa della disposizione dei pannelli che sono tutti diversi, tutti in inclinazioni diverse, io alla massima produzione riesco a produrre sugli 800 watt solamente di 1480, quindi un po' più della metà e basta. Con questi due più o meno la proporzione rimarrà sempre quella, però comunque dovrei andare ad aumentare almeno un centinaio di watt, anche se qua sono 280 di produzione, che fanno sempre bene. Quindi adesso questi due pannelli, la mia idea era di andare ad aggiungerli. Hanno dei cavi con degli spinotti, non hanno gli MC4, e dovrò andare anche ad aggiungersi dei diodi, penso. E quindi questi due pannelli, adesso prima di andare a vedere come collegarli, siccome non mi ricordo bene come ho fatto i collegamenti sul tetto, andiamo sul tetto e andiamo a vedere come sono. Tra l'altro, dopo tutta l'estate, perché ho installato il tutto prima dell'estate, tutta l'estate con intemperie, sole, caldo, eccetera, come sono i cablaggi, e così andiamo a vedere anche come aggiungere questi. Ed ecco qua, alle 8 in punto, il lavoro terminato. Abbiamo anche gli altri due pannelli, ovviamente sfalsati, non l'ho messo lì per le ombre che fa l'alberello qua, quindi per cercare di fruttarlo al meglio. Ovviamente questi pannelli, essendo rivolti a sud, lavorano solo ed esclusivamente, parlo per il periodo invernale, che è il periodo dell'anno in cui la corrente serve di più, perché c'è meno luce, quindi più ore di buio, lavoreranno solo la mattina fino a più o meno mezzogiorno o poco dopo. Dopo il rendimento sarà pressoché nullo. In estate invece, fino comunque alle 3-4 di pomeriggio, quando il sole è alto, gli altri due hanno sempre lavorato, quindi di conseguenza anche questi due. E si sono sorti anche due problemi. Uno, che la batteria non regge lo spunto, perché la vasca ha 3.5 kW di spunto, anche se dichiarati sono 1.4, quindi va in protezione. E due, che come dicevo, i parametri da settare per farla caricare sono un gran casino. Quindi l'unica soluzione che mi rimane è quella di collegare due batterie all'acido che hanno tanto spunto, quindi per ovviarmi questo problema qua. Quindi ho preso due morsetti per il positivo e due per il negativo per fare i collegamenti in serie delle due batterie. E adesso andiamo a fare anche questa prova per vedere se riusciamo finalmente a concludere il tutto. Ok, a questo punto abbiamo qua una batteria da 12V 100A che è in carica, perché era completamente scarica, e tra l'altro la sto caricando con lo stesso impianto fotovoltaico che devo, in cui devo andare ad installarla. Questa è l'altra batteria, come vedete è una 12V 70A. Certo, non sarebbe l'ideale mettere in serie due batterie diverse, non sono troppo diverse, ma intanto è in fase di sperimentazione. Adesso quindi non vado a fare altro che installare questi due occhielli su i due estremi di questo cavo, che mi servirà per collegare il più e il meno di una batteria dell'altra insieme, per collegarle in serie. E dopodiché qua abbiamo già altri due cavi che poi partiranno dal positivo e dal negativo del, diciamo, della coppia di batteria 24V, e andrò a collegarli all'inverter. Quindi questi qua ce li abbiamo già pronti, che erano quelli che ho recuperato dalle batterie precedenti. Adesso andiamo appunto a installare i due capicorda anche qua, e dopodiché quei morsetti che avete visto prima andrò a mettere in serie le due batterie.
Ok ragazzi, quindi abbiamo la batteria da 100A e la batteria da 70A. Abbiamo i morsetti, due per il polo positivo e due per il polo negativo. E abbiamo i cavi. Con questo cavo andremo a fare il collegamento in serie, quindi più e meno. E da questa parte qua avremo poi il negativo e il positivo 24V che porteremo negli altri due morsetti, in modo da parallelare queste batterie e queste. Adesso devo spegnere, staccare lo staccabatterie, anche se in realtà non serve perché c'è già il magnetotermico, quindi togliere la corrente all'inverter, quindi spegnere l'inverter, spegnere la batteria e fare i collegamenti. Ok, allora il lavoro l'ho terminato. Ho tolto lo staccabatterie che, come dicevo, non serviva più perché l'ho utilizzato per staccare le batterie dal parallelo. Quindi abbiamo il positivo e il negativo. E dopodiché abbiamo il negativo che va almeno della serie delle due batterie e il positivo che, vabbè, qua mi serviva questo spezzone per lo staccabatterie che è nero, ma che mi parallela le batterie. Qua abbiamo il cavo che mette in serie le due batterie.